È un tema che attraversa, come giustamente ricordava la professoressa Lemmi, culture, tradizioni religiose diverse tra di loro per certi aspetti, ma coincidenti per altri. Tant'è vero che si può parlare appunto del pellegrinaggio come dimensione antropologica, quindi non solo basata e fondata sull'aspetto devozionale, ma anche appunto su tutto ciò che circonda il pellegrino, il pellegrinaggio e gli aspetti che afferiscono a questo tema, a questo argomento che ha due caratteristiche. Quella appunto della trasversalità rispetto alle differenti culture, come dicevo prima, e anche dal punto di vista temporale, perché noi abbiamo lo sviluppo del pellegrinaggio cristiano, se ci vogliamo limitare a questo, in epoca diciamo alto medievale, per così dire, che però si spinge fino ad oggi. Se noi pensiamo a tutto quello che è il turismo religioso, a quello che è il muoversi verso luoghi che vengono definiti e comunque considerati legati a qualcosa di sacro, sappiamo che tutto questo è ancora oggi estremamente attuale, con tutto ciò che circonda questi aspetti, questi tasselli che vanno a comporre un mosaico. Intanto la definizione di pellegrinaggio appunto viene da un concetto, dal peragere, un verbo in latino che significa estranearsi, significa portarsi in un altrove, significa per certi aspetti, certi studiosi lo sottolineano, addirittura morire, morire nel senso naturalmente metaforico, eh? Questo è un po' il concetto. E lo spostarsi da un luogo a un altro, cioè da un luogo che è quello di partenza a quello della meta di arrivo, cioè la meta di arrivo che è legata all'aspetto sacrale, è proprio qualcosa che ha una duplice valenza. Cioè il pellegrino va da straniero verso una meta, ma potrebbe essere non solo la meta alla quale lui si rivolge, ma addirittura essere straniero anche in patria ed essere invece la meta stessa il luogo della sua patria, di una patria ritrovata. Il tema della Gerusalemme celeste e della Gerusalemme terrestre è uno dei temi che viene proposto molto spesso proprio da coloro che si occupano del significato della. Se ci limitiamo come facciamo oggi, naturalmente, poi la professoressa Sodini darà tutta una serie di indicazioni molto preziose su quelle che sono le devozioni popolari nel territorio toscano e lucchese in particolare, ma se ci limitiamo all'ambito cristiano possiamo dire intanto alcune cose. Intanto che l'origine del pellegrinaggio in ambito cristiano, sia cristiano orientale che cristiano occidentale, è dovuto a due pilastri che ne fanno da fondamento. L'origine ebraica, quello che si chiama Aliyah, che è la salita verso il monte Sion, o Sion che dir si voglia, degli ebrei durante le tre feste principali della cultura, della tradizione ebraica, e quella greco-romana che riguarda l'aspetto mantico e teurgico. Mantico nel senso, mantico perché si parla di santuari dove si va per capire ciò che ci aspetterà nel futuro. No? L'oracolo di Delfi, per esempio. Teurgico perché si va in determinati santuari, sia nella cultura greca che in quella romana, per chiedere la salute, per poter recuperare la salute. Il termine salus in latino significa salvezza, oltre che salute, quindi c'è anche un aspetto di natura spirituale.
Per quanto riguarda invece la questione prettamente antropologica, possiamo dire che c'è un sistema ben preciso che riguarda il rapporto, ad esempio, tra l'aspetto mercantile e quello del pellegrinaggio. Un grande storico che si è occupato di questa, di questo aspetto, Norbert Euler, sottolinea come spesso il pellegrino sia anche mercante e il mercante sia diventato anche pellegrino. Perché il mercante diventa perché il pellegrino diventa mercante? Se Dinaia è questa, si trova a una ventina di chilometri da Damasco, è un santuario bellissimo, è officiato dagli ortodossi, da monache ortodosse, e lì c'è un'immagine della Vergine, un'icona della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe stata dipinta dall'evangelista Luca, e che viene conservata dietro una grata. Ci sono gioielli, ori, argenti che fanno da sfondo a questa immagine. Questa immagine ha la particolarità di trasudare un liquido oleoso che viene raccolto con batuffoli di cotone e dato appunto ai pellegrini come, diciamo, come elemento taumaturgico proprio per la guarigione, eccetera. Gli vengono attribuiti diversi miracoli che vengono fatti anche a personaggi islamici, tra cui il fratello del Saladino che soffriva di una malattia all'olfatto, si reca pellegrino a Santa Maria di Sedinaia della Vergine e guarisce miracolosamente da questa malattia, così anche altri che avevano problemi appunto alla vista, secondo la tradizione, secondo una tradizione leggendaria. E è appunto abbastanza, non strano, ma comunque abbastanza inusuale vedere appunto musulmani e cristiani che si recano in questo santuario proprio per questa ragione. Ricordo solo en passant che appunto il Corano stesso contiene una sura, che è la sura di Maria, che è molto bella, che è appunto una esaltazione della figura della Madonna in quanto madre di Dio, Isai Mariam in arabo, cioè Gesù figlio di Maria, cioè quindi si sottolinea appunto la maternità. E questa, diciamo, questo aspetto della maternità, quindi del rapporto con il Salvatore. Tant'è vero che nell'iconografia, lo vedremo tra poco anche nelle diapositive che ci proietterà la professoressa Sassolini, la Madonna è sempre col bambino, ma il bambino è il punto centrale, perché è il punto di raccordo, il verbo incarnato attraverso appunto la madre, che è la Vergine Maria. Questo è il... Termino questa breve chiacchierata dicendo anche però un'altra cosa, che non tutti nell'ambito cristiano erano favorevoli al pellegrinaggio, tutt'altro. Ci sono dei documenti che attestano invece il fatto che il pellegrinaggio viene visto in certi momenti come qualcosa che distoglie dalla vera contemplazione, dalla vera meditazione scritturale. C'è tra le varie cose, lo stesso Sant'Ambrogio, lo stesso San Gerolamo hanno delle critiche rispetto appunto fanno delle critiche rispetto al pellegrinaggio. Una famosa lettera che riassume un pochettino questo aspetto, di Giovanni da Catignano, detto Giovanni delle Celle, il quale scrive a un pellegrino che è andato in Terra Santa nel 1384-85, Giorgio di Guccio Gucci, e gli dice appunto che andare in pellegrinaggio, affrontare pericoli, affrontare, diciamo, tutti gli aspetti terreni che comporta il viaggiare in quel modo, eccetera, è qualcosa che allontana
dalla vera spiritualità cristiana. Qui molto peregrinantur, raro santificantur, si dice, cioè chi molto peregrina raramente riesce a santificarsi. E questo poi passa anche in altri momenti e in altre fasi del movimento cristiano, come la devozione moderna, con lo stesso fino addirittura a Erasmo da Rotterdam, che ha parole piuttosto dure, piuttosto pesanti. Ma su questo credo che sarebbe forse interessante fare un'altra conversazione di questo tipo. Ecco, io credo che l'interesse per questo aspetto, che lo sottolineo ancora una volta, sta fra passato e presente e che riguarda tutto ciò che è il contorno stesso del sistema della peregrinazione, compreso l'abbigliamento, compreso l'alimentazione, compreso le regole che si reggono nei codici, nei vari diari di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, credo che siano di interesse ancora oggi e che quindi abbiano veramente un collegamento con l'attualità e con quello che noi ancora oggi siamo, perché fa parte anche il pellegrinaggio delle nostre radici più profonde. Grazie. Grazie per questa importante introduzione che si integra perfettamente con la mia conversazione. Io sono uno storico modernista, quindi ho una lettura di alcuni grandi episodi, come appunto quello del pellegrinaggio, forse un po' da un punto di vista diverso. Più strettamente legato alle fonti storiche dei secoli di cui io conosco meglio la storia. E mi riferisco in questa circostanza a una prima fonte, cioè a un libretto a stampa pubblicato a Venezia nel 1625, intitolato Viaggio alla casa di Loreto, distinto in 12 giornate. Perché è importante quest'opera? Per due motivi. Innanzitutto perché il libretto è stato scritto da un lucchese, un sacerdote lucchese, il padre Cesare Franciotti della religione della Madre di Dio, i famosi chierici della Madre di Dio che hanno avuto una storia così importante a Lucca. Cesare Franciotti, fra l'altro, era un uomo di profonda cultura, persona che fra l'altro aveva già avuto delle esperienze di studio e di pubblicazione con la storia delle miracolose immagini e delle vite dei santi, i corpi dei quali sono nella città di Lucca, pubblicata da Ottaviano Guidoboni nel 1613. Tra l'altro Franciotti era molto apprezzato anche da padre Giovanni Leonardi, che era stato l'istitutore proprio dei chierici regolari della Madre di Dio a Lucca, e anche dal Granduca Cosimo II, il pio Granduca della dinastia dei Medici, forse il più pio fra tutti, fra l'altro con una madre molto religiosa e una moglie, Maria Maddalena d'Austria, altrettanto fedele alla dottrina cattolica, ancorché sorella dell'imperatore Ferdinando II. Quindi, come vedete, il padre Franciotti era uno studioso religioso che aveva una certa fama anche a livello nazionale, tant'è vero che questo libretto è stato pubblicato a Venezia, che era allora la culla della editoria colta del tempo. Ecco, in questo libretto, che si riferisce a un'esperienza specifica, il pellegrinaggio alla Santa Chiesa di Loreto, che noi prenderemo un po' come paradigma per questa nostra conversazione, in quanto il pellegrinaggio a Loreto era nell'età moderna, mi riferisco all'età moderna, una delle mete fondamentali di questa esperienza,
Ecco, il nostro padre si avventura nella definizione di quelli che erano le tre sorti del pellegrinaggio, a cui già il mio amico e collega qui accanto ha fatto riferimento. E c'era quindi il pellegrinaggio che potremmo definire esistenziale. La vita stessa è un pellegrinaggio, è una ricerca, è un continuo andare avanti fra le fatiche, pericoli, tormenti, le gioie. E questo è il primo pellegrinaggio. Poi esiste un pellegrinaggio che potremmo definire di forma quasi mista, in cui un uomo e una donna si spostano avendo interessi diversi, culture diverse, si appropinquano a qualcosa per una finalità non ben dichiarata né definita, e il terzo invece è il pellegrinaggio, quello di carattere devoto, o per devozione o per negozi temporali, dice il nostro Franciotti. Ma esiste anche appunto in questa pagina 21 quello che giustamente diceva il mio collega, ovvero ci si occupa anche del rapporto che c'è fra mercante e pellegrino. Quindi, come vedete, i testi coevi del tempo riflettono quella che è proprio la cultura storica di allora, e quindi cercano sempre, come spesso accade, anzi in epoche successive, di trovare una sorta di definizione, di catalogazione di fenomeni che ormai hanno una valenza oggettiva, pubblica, e di cui appunto e le considerazioni del nostro bravo religioso, che fra l'altro fu due volte in pellegrinaggio a Loreto, una volta da solo e una volta col padre rettore dei chierici regolari della Madre di Dio. Ecco, ed è molto contento, ed è molto interessante, perché appunto il nostro religioso, dopo aver fatto questa sorta di definizione, cerca anche di chiarire meglio quello che è la funzione del pellegrinaggio per devozione ed obbligazione. Resta la terza sorte di pellegrinaggio, che consiste in andare per devozione o per obbligazione di voto ad alcun luogo più particolare, come dichiarato da Tommaso Valdense, con dire: pellegrinare altro non è che dalle proprie stanze andar lontano a qualche luogo per onorar Dio con più ardente devozione. Ecco. Andare altrove. Non è detto che si tratti soltanto di quei faticosissimi pellegrinaggi interstatali tipo Santiago di Compostela o da altri, che, per i quali occorreva tempo, denaro, forza, volontà e non altro anche salute, perché erano avventure particolarmente difficili. Il pellegrinaggio poteva avere una distinzione, un'area geografica, a seconda delle necessità, della realtà, del momento. Era un andar per devozione. E questa terza sorte di pellegrinaggio, naturalmente, era quella più bella, più soddisfacente anche dal punto di vista emotivo. Andiamo oltre. Il nostro bravo religioso si interroga anche su quali fossero, nel suo tempo, siamo nel 600, i maggiori luoghi di pellegrinaggio in Italia e le difficoltà anche nell'intraprendere questa esperienza. Vedete, i documenti sono importanti, le fonti sono importanti, però bisogna avere anche chiara l'idea che talvolta anche le fonti naturalmente devono essere interpretate. E il nostro bravo Lucchese infatti dice che fra i maggiori pellegrinaggi che si propongono in Italia a onor di Dio e dei santi, il primo è la Santa Casa di Loreto, e l'abbiamo visto. La seconda è la chiesa della Cattedrale di Milano, ove è posto San Carlo. Il terzo è la chiesa della Madonna dei Miracoli di Lucca e altre.
Come vedete, il nostro religioso mette al terzo punto la chiesa della Madonna dei Miracoli di Lucca. E perché no il Volto Santo? Domanda che lasceremo in fondo a questa conversazione. Ecco, e così il nostro religioso non solo afferma che appunto queste sono le tappe fondamentali del pellegrinaggio in Italia, non cita neppure Roma, ma dice anche quali sono gli inconvenienti di questa esperienza, affinché nella persona sua, nella famiglia e nelle cose attinenti allo stato, professione, sua, non manchino inconvenienti e se si converta in veleno quel che Dio ha ispirato in medicamento e prefitto delle anime. Ecco, lui spiega e dice, attenzione, il pellegrinaggio non è un'esperienza diretta, chiara, no? È qualcosa di molto complicato, in cui non si mette soltanto in gioco il valore individuale della persona, ma si mette in gioco anche il valore della famiglia, gli interessi, i beni, e quindi tutto questo ha una valenza ancora maggiore. Ecco, ma il pellegrinaggio, non mi ricordo che è stato quello accennato prima, ha anche una valenza geografica, un'implicazione geografica. Ecco perché uno studioso, un famosissimo geografo dell'età moderna, Fra Vincenzo Coronelli Giunore, perché Coronelli sono due, questo è quello più bravo, è quello che poi fa anche le carte geografiche per il Re Sole, per Luigi XIV, si occupa di pellegrinaggio anche lui. Ma perché un geografo si occupa di pellegrinaggio? Perché è una strada, perché è una via. Perché le vie del pellegrinaggio sono molto spesso anche le vie che conducono a Roma, conducono a luoghi santi, hanno una loro geograficità. E allora il bravo Fra Vincenzo Coronelli, anche lui cosa fa? Parte dal pellegrinaggio a Loreto, ma non soltanto a Loreto, no, anche ad Assisi e altri luoghi si incontrano nel viaggio. Ecco. E comunque questa è una visione del pellegrinaggio diversa. Eccolo il nostro bravo Vincenzo Fra Coronelli, minore conventuale. Ecco, lui dice che il pellegrinaggio è un'avventura di fede, ma anche un'avventura geografica, e che non esiste soltanto l'esperienza del pellegrinaggio in Italia, ma anche ogni nazione d'Europa o dell'Europa d'allora e anche oltre ha i suoi luoghi santi a cui vanno i fedeli. E qui fa una lunga distinzione, prima delle chiese che anche italiane, parla anche di Roma, e poi anche parla dell'Ibernia, ovvero la Spagna, che è privilegiata, e poi ci sono altri luoghi di pellegrinaggio, la fontana di San Winfride in Bretagna e di Caravacca nella Castiglia, in Marsiglia spicca rinomata Spelonca, l'Artesia Venera quello di San Bertino e così via. E poi si parla della Russia, la Madonna di Sochal nella Russia, e poi della Strepece in Moscovia, poi di San Virgilio in Trento, del Gargano nella Puglia. Beh, fa anche un po' di confusioni di aree geografiche. E poi c'è San Gennaro a Napoli, anche questo è un luogo di pellegrinaggio importante. E poi c'è Lampedusa. Insomma, c'è tutta una sorta geografica di pellegrinaggi, però quando si comincia a parlare dei pellegrinaggi in Italia, si parla del Santo di Padova, dell'Annunziata di Firenze, della Steccata in Parma, di Montelval di Milano, della Provenzana in Siena, e ci risiamo, dei Miracoli in Lucca, e delle Vigne in Genova, del Sudario a Torino e così via. Quindi, cosa significa questo? Che nella discettazione religioso-geografico-politologica del Seicento, Lucca ha una sua centralità nella storia del pellegrinaggio, soprattutto per ciò che riguarda la Madonna dei Miracoli.
E siccome appunto la Madonna dei Miracoli è importante anche per quest'autore, allora a pagina 142-143, quando parla appunto dei luoghi più significativi del pellegrinaggio in Italia, dice: nella città e stato di Lucca si trovano molte memorie. Qui, ragazzi, siamo ancora in un'area in cui la T si scrive, la Z si scriveva con la T, quindi non sono errori di, è semplicemente la trascrizione alla lettera. Protezione che la Vergine ha sempre avuto della nazione lucchese, della devozione loro verso di lei. È vero, c'è questo legame forte anche di cultura politica a Lucca fra l'immagine della Vergine e la Repubblica stessa. Pensiamo alla Madonna dello Stellario, alla quale si chiede di difendere la Repubblica, libera nos, no? Ecco, questa devozione alla Madonna che è così in Lucca importante, ma ultimamente l'anno 1588 volle essa con singolar dimostrazione per mezzo di una sua immagine posta ad una delle porte della città, tenuta dalla Chiesa per affezionatissima madre delle chiese più famosa signora, perché con l'occasione di un castigo che ella di repente miracolosamente diede a un insolente giocatore, il quale con gran furia e sdegno aveva tirato i dati verso la detta immagine. Si scoprì con far miracoli e grazie a diverse persone, onde crescendo nei cittadini la riverenza e il concorso, fu di mestiero trasferirla dentro la città ove le si fabbricò questa chiesa. Ecco, ancora una volta si torna a parlare di questa immagine religiosa di cui poi approfondiremo l'argomento. Dicevo, Coronelli era un geografo che aveva anche una cultura, diciamo, internazionale, si potrebbe dire. Ed ecco che pubblica nella sua opera questa carta geografica, che è un itinerario dell'Italia, di come attraverso Nizza si va a Roma, attraverso Genova, Lucca e Firenze, e da Roma si passa a Venezia attraverso Loreto. È un po' una sorta di sede, si potrebbe dire, un viaggio, un tragitto attraverso l'Italia, attraverso i luoghi di pellegrinaggio, dalla Francia fino a Roma, dalla Roma fino a Venezia. E ancora ecco che sempre in quest'opera bellissima ci sono delle immagini della Santa Casa di Loreto. Questa è la teca marmorea che ricopre e protegge la grotta abitazione della Vergine Maria. Ed ancora questa è la facciata della Chiesa Laurentana. Allora, non tutte poi le pubblicazioni dedicate alla Santa Casa di Loreto sono così raffinate dal punto di vista grafico anche. C'è un'altra opera molto interessante della storia della Santa Casa di Loreto e della Beatissima Vergine del padre Orazio Torsellini. Questo è importante, questo lavoro, perché è una delle opere più tradotte in tutte le lingue possibili d'Europa. Ed è una cosa interessantissima vedere quante versioni anche in altre lingue esiste di questo, di questa opera. Torsellini, ecco, ci offre invece la storia più pratica, più concreta di quello che ha significato la Santa Casa di Loreto, è il luogo dove Maria nacque, visse come donna, sposa e madre, e per questo è la definita la casa di ogni famiglia che tra quelle tre pareti trova sostegno, conforto e speranza nella difficoltà. Il santuario pontificio della Santa Casa di Loreto, come ben sapete, è situato nella regione delle Marche, a poca distanza dal porto di Recanati.
Sottolineo questo perché poi è importante. La Santa Casa è custodita all'interno della Basilica, edificata tra il 1469 e il 1587, è il cuore questo proprio del vero santuario. Essa è costituita da tre pareti che, secondo l'antica autorevole tradizione, sarebbero parte antistante della grotta di Nazareth, dove nacque, visse e ricevette l'annuncio la Beata Vergine Maria. Allora, naturalmente, com'è arrivata questa, questa parte della Santa Casa di Maria fino in Italia? Oh, naturalmente, attraverso l'azione, la tradizione racconta che la casa è arrivata fino a Loreto per opera degli angeli, hanno portato a loro. Però c'è una seconda interpretazione, anzi lui me ne ha raccontate un altro paio, a dire la verità. E questa interpretazione mette in risalto che nel 1291 i crociati furono espulsi dalla Terra Santa per opera dei musulmani e che alcuni cristiani salvarono la distruzione la casa della Madonna, trasportandola prima nell'antica Illiria in una località di cui il santuario di Tresatto fa memoria. Successivamente, nella notte fra il 9 e il 10 dicembre del 1294, fu trasportata nell'antico comune di Recanati, prima presso il porto e poi sul colle dove si trova tuttora. Beh, comunque è abbastanza complicato, sia nell'uno caso che nell'altro caso, questo trasporto così, così importante della casa di Loreto. E su questo si è aperto un dibattito, una discettazione sacro-profana veramente interessante fra i religiosi del tempo. E tra l'altro a questo dibattito partecipa anche il padre Baldassarre Bartoli, che era il cappellano degli Elettori di Baviera. Perché sottolineo questo? Perché questa opera prima di tutto viene scritta in tedesco. La Baviera cattolicissima, ve lo ricordate anche nella guerra dei Trent'anni, diciamo, è il capisaldo, diciamo, della formazione della coalizione cattolica contro i protestanti. La Baviera cattolica conosce benissimo il santuario di Loreto, tant'è vero che appunto esprime anche attraverso queste storie la propria affezione a questa santa casa. E appunto il cappellano Baldassarre Bartoli racconta della sacrosanta casa di Nazareth per disposizione divina di Galilea, da angeli trapassando la Siria, la Macedonia, l'Albacia e la Dalmazia, miglia italiana nel 1895 fu trasportata a Tresatto nell'Istria. Come vedete, questa storia, questo racconto persiste nella cultura, non soltanto nella cultura italiana, ma anche nella cultura europea. E qui adesso non vi sto a annoiare troppo, questo religioso dedica proprio un capitolo specifico alla trasposizione della Santa Casa dal Nazareth alla Dalmazia. Ed ecco una delle immagini sempre dove si vede che Loreto è ancora nel Golfo di Venezia, pensate un po' voi anche questa interpretazione geografica un po' originale, vero? E poi qui si apre un altro capitolo che vorrei un pochettino proporvi anche come linea di ricerca che così ho un pochettino intravisto preparando questa lettura, ma che mi piacerebbe molto approfondire di più: l'uso politico-religioso del pellegrinaggio fra i principi, fra le teste coronate, fra la nobiltà. Tengo sempre la Santa Casa di Loreto come punto di riferimento perché è significativo. Sappiamo che nel 1616 famoso Cosimo II de' Medici si porta alla casa di Loreto. Andò alla casa di Loreto, meravigliatosi di tutta la bellezza, della grandezza e di quell'ispirazione, di quell'aurea di grande fede che essa
trapelava, fece un voto e decise di spendere in quel santuario la somma di ben 40.000 scudi. Beh, quasi il bilancio di uno stato di allora. C'era anche invece che più tirchiamente, come un illustre membro della casa Barberini, Antonio, fratello di Taddeo, no? Barberini, nonché creato cardinale dallo zio Urbano VIII, va nel 1631 alla Santa Casa di Loreto, ma come sapete bene, in quegli anni il portafoglio dei Barberini era un po' scarso, sì. E allora che si fa? Si fa pagare tutto il viaggio dal marchese Niccolò Guido da Bagno. Ma al di là di questo, nel testo appunto che prima ho ricordato del prelato al servizio del duca di Baviera, c'è l'elenco di tutti i nobili, di tutti i signori, di tutte le altezze e le maestà che hanno visto e hanno sono andati in pellegrinaggio alla casa di Loreto, ed è un elenco lunghissimo, interessante, perché poi tra l'altro, adesso non ve lo sto a leggere, ma è diviso anche per i principi italiani, parla dei principi di Germania, parla dei signori francesi, della casa reale francese, cita ad esempio il principe di Condé, il duca di Soissons, il duca di Cayolle, e poi i signori principali della Lorena. Poi, ecco, ma c'è anche un altro fatto abbastanza interessante. Quando queste teste coronate, questi principi regnanti, non potevano andare di persona alla Santa Casa, mandavano qualcuno. Mandavano un loro rappresentante, e non avendo potuto venire di persona alla cella sacrosanta di Loreto, hanno spedito con ricchi donativi loro deputati e cavalieri. Ora, fra l'altro, arrivavano anche ambasciatori addirittura dal Giappone, Il primo Don Mancio, suo nipote, il secondo Don Michele, suo cugino, con molti principali del paese, diede loro commissioni di visitare, come fecero devotamente, il santuario di Loreto. Essendo il Giappone un po' distantino dalla Santa Casa di Loreto, però mandano gli emissari a fare questa visita. E questo mi sembra che sia un discorso molto interessante, anche perché, pensiamolo bene, per una testa coronata, quindi con un viaggio con carrozze, corteggio, arrivare sino alla Santa Casa di Loreto, che era sotto Ancona, non era un viaggetto da poco, era un viaggio importante, era un viaggio lungo e anche difficoltoso per le strade che, per carità, dimmi. Dopo mi dici qualcosa, perfetto. Ecco, e quindi erano avventure care anche dal punto di vista economico. Erano imprese politico-culturali e religiose piuttosto complesse. E questa tradizione portava anche, che non era soltanto della Santa Casa di Loreto, non era soltanto una tradizione dei grandi, come abbiamo visto ora, ma era anche una tradizione del popolo, Era anche di gente più semplice. E qui c'è un libro buffissimo che parla dei tatuaggi sacri profani della Santa Casa di Loreto, perché poi quando andavano a fare questi pellegrinaggi poi si facevano tatuare sul polso una sorta di croce che aveva il suo significato: sono stato alla Santa Casa di Loreto. E questo era una testimonianza. Mi viene in mente un inciso che non ci incastra niente, ma ve lo racconto lo stesso. Ero in Siria, a quei tempi era all'Latakia con un gruppo di colleghi dell'Università di Perugia e di Firenze, perché avevamo, allora si poteva, un programma, l'organizzazione di un percorso, ecco qui siamo proprio nel vostro tema, culturale e di viaggio attraverso i luoghi più importanti della Siria. All'Latakia c'è uno stupendo teatro romano, fra l'altro, speriamo che ci sia ancora, non l'abbiamo bombardato.
Ah, bene, io non mi ricordo più come mai a un certo punto sono entrata in una casa e ho montato le scale. Al secondo piano, mi sembrava di essere a Collodi. Beh, c'erano, pendevano tutte dal soffitto, tutte dei pezzettini di carta colorati, verdi, erano dissimilati tutto. Era una festa, una cosa incredibile. E che è successo? Allora, tanto per, come sono una bambina un po' curiosa, ho bussato e ho detto, what happened here? E la signora poverina, gesti e parole, mi ha spiegato che era la sua grande festa, perché finalmente lei, prima di morire, era riuscito a fare il pellegrinaggio alla Mecca. E questa era la festa grande, popolare, che i suoi parenti gli avevano preparato al ritorno. Ecco, c'è anche questa componente qui che è molto bella. Ma anche a casa nostra, che si facevano il tatuaggio, si andavano a pellegrinaggio a Loreto, c'erano delle tradizioni. Il pellegrinaggio che si fa a Loreto per la festa di Nività è misto di giovani e di fanciulle, vestite di gala con i coralli tradizionali, larghi anellone con le stellucce tintinnanti alle orecchie e il fazzolo resso legato a mo' di turbante. A piedi in quei carri, in molti sedili si chiamano cacciatori, tirati da somarelli, pazienti, in fioccati di rosso contro l'invidia. Wow, sacro il profano qui, eh? L'occhio cattivo. E sui birocci ai quali sono aggiogati i buoi con le moresche squillanti e tenuti a morse, guidati a redini dal bifolco che ornerà il suo cappellino con una bella palma. Comprate benedetta Santa Casa. Questo pellegrinaggio molteplice misto che sosta durante la notte al bivacco avanti al tempio come alla Mecca, ecco perché vi raccontavo, è quasi tutto un pellegrinaggio amoroso. Vedete quante volte che aveva pellegrinaggio nel passato? C'è anche questa dimensione, dall'opulenza del pellegrinaggio ricco con grandi donativi a questa festa quasi giovanile. È in Toscana, abbiamo parlato di tante cose, parliamo un po' anche della Toscana. La Toscana si sa, lo sanno molto meglio gli studiosi più bravi di me, la Toscana è una terra di cammini, lo è anzitutto per una vocazione storica, perché è una delle tre mete di pellegrinaggio medievale, accanto alla città di Santiago, sulla costa atlantica della Spagna, alla lontana Gerusalemme, da cui ha fatto riferimento il mio collega professor Bedini. Ed era infatti la strada per Roma e per coloro che dall'Europa nord-occidentale, e in particolare dalla Gran Bretagna e dalla Francia, dovevano andare a Roma. L'abbiamo visto nella carta geografica del Coronelli. La Toscana, quindi, per certi aspetti, era un passaggio obbligato. E su questo tema della Toscana come passaggio obbligato c'è stato uno studio molto importante, quello dei luoghi della fede online, a cura della Regione Toscana, diretto dalla collega Anna Benvenuti, che ha identificato appunto quelli che sono i luoghi della fede in Toscana. Purtroppo questo sito molto bello che io ho visitato tempi addietro adesso è in corso di aggiornamento e pertanto non è visibile. Ora, parlando di Toscana, si potrebbe individuare tantissimi luoghi di pellegrinaggio, no? Ne ho individuati alcuni, ma così in modo generale. Fra questi il pellegrinaggio al santuario di Montenero, perché forse quasi per un gusto mio particolare, no? Poi c'era un forte legame fra Lucca e Montenero, molti lucchesi andavano in pellegrinaggio a Montenero. Per mio fratello anche, che miracolosamente passò all'esame di Stato, e lì era chiarissimo l'intervento della Madonna, andò a piedi a Montenero con un gruppo di amici, perché era una tradizione locale abbastanza sentita, quella ringraziare per un beneficio ricevuto facendo tutto questo viaggio a piedi. Montenero, lo sapete, è collocato su una collina che domina il mare,
ed è diciamo un luogo particolarmente celebre proprio per il santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, che ha un'origine antichissima perché risale a circa il 1345 come origine, e quindi anche qui, ecco, cominciano le leggende. C'è sempre un pastore, una pastarella, oppure c'è un soldato cattivo che bestemmia. Queste sono un po' le basi di partenza della storia, della letteratura religiosa, alla base della formazione della sacralità di un luogo. Ecco, dice che un povero pastore storpio trovò l'immagine miracolosa della Vergine Maria e, seguendo un'intuizione interiore, la portò sul collo di Montenero, luogo già conosciuto come il rifugio di briganti, e quindi tetro, oscuro, tenebroso, addirittura lo chiamavano il Monte del Diavolo. E al di là delle leggende, appunto, sembra che questa immagine sia comparsa a Montenero in seguito a una rinascita del fervore religioso di quell'area geografica, ecco, verso la metà del 300, dico bene? Ok. E questa appunto è la sacra immagine, questa è il santuario di Montenero, che ancora oggi è la meta di tanti, tanti, tanti fedeli. E accanto all'idea del santuario, un altro luogo di pellegrinaggio, sia in Toscana ma anche in Italia e in tutta Europa, è l'altro luogo, sono gli eremi. Qui in questo caso, proprio per una vicinanza geografica a Montenero, ho proposto un'immagine dell'eremo di Santa Maria della Sambuca, che è nel comune di Colle Salvetti, all'interno delle colline livornesi, e che fa parte già di un cammino religioso importante che tocca, oltre l'eremo della Sambuca, anche il santuario. E ora parliamo un po' anche della Garfagnana, avviciniamoci a Lucca. E per chi vuole saperne un po' di più di quanto io non vi racconti oggi, vi consiglio di leggere quest'opera di Renato Stoppani, La Garfagnana nel sistema delle vie di pellegrinaggio del Medioevo, che è all'interno, e questo mi piace ricordarlo, di un'opera interessante, tra l'altro pubblicata dalla Maria Pacini Fazzi nel 2009, è intitolata Cammina d'Europa e la via francigena. Ecco, questo è un testo, sono poche pagine, 9-15, ma è interessante, chiarifica molto bene questo concetto. Allora, la storia del pellegrinaggio all'interno della Garfagnana è legata anche alla storia delle vie del Volto Santo e anche alla storia delle vie francigene di montagna. Francigena di montagna. È chiaro che c'è sempre una correlazione fra tutte queste cose, cioè niente nasce dal nulla anche nella cultura materiale, nelle storie dei viaggi, dei pellegrinaggi. Ci sono sempre un legame tra tante possibilità, da tante realtà diverse. Esistevano due cammini, fra virgolette, che attraversavano appunto la Garfagnana. Uno era quello che dalla Lunigiana passava attraverso Pontremoli, Bagnone, Castiglione e Fivizzano. L'altro invece, partendo sempre dalla Lunigiana, attraversava il Passo Tea, scendeva a Giuncugnano, San Michele, Piazza del Cerchio, San Romano, Ponte Cosi, Castelnuovo, Gallicano, Barga, volendo, Ghivizzano, e poi scendeva a Ponte Amorino. Questi erano i due commi. Quindi anche in Garfagnana di cosa si parla? Di romitori o di luoghi dedicati alla Madonna. È lo stesso discorso che facevamo prima. Allora, romitori. Uno dei romitori più interessanti, che è avulso un po' dal territorio garfagnino, ma comunque è compenetrato nella storia della cultura geografica del nostro territorio, è la chiesa di San Bartolomeo delle Pizzorne. Perché ho messo questa immagine? Perché la chiesa di San Bartolomeo delle Pizzorne ha una sua duplice valenza. È una piccola chiesa che
contiene appunto la statua del santo, e in questo caso è un santo, scolpita in legno nel 1640, ma è anche il luogo dove sorgeva l'ospedale di San Bartolomeo per l'accoglienza dei pellegrini, che era già un ospedale che aveva iniziato la sua funzione nel XII secolo. Quindi molto spesso i luoghi di pellegrinaggio, quando si parla appunto di luoghi montani, alpestri, è legata a una duplice finzione di luogo di fede, ma anche di luogo di accoglienza del pellegrino, perché altrimenti finiva col mancare a una delle sue funzioni. E questo è importante. All'interno, come vedete, è anche significativo che fossero sempre su percorsi già definiti, è una tappa di un percorso già definito. E questo, l'ospedale San Bartolomeo, era il punto centrale del convegno delle strade che collegavano la Valle di Lima alla Valle del Serchio alla pianura Locchese. E la tradizione vuole che fosse meta di pellegrinaggio soprattutto per la festa del 24 agosto dedicato a San Bartolomeo, oppure anche per la festa dell'Ascensione che coincideva con la consacrazione della Chiesa. Come vedete, questa è la parte antistante della Chiesa, con, diciamo, gli spazi dedicati anche all'accoglienza dei pellegrini. Ma andando invece a parlare proprio della montagna della Garfagnana, uno dei santuari più interessanti è quello della Madonna della Guardia sopra la foce dei Carpinelli. Te ne devi sapere qualche cosa, vero? Perché sei un grande camminatore sulla montagna. Esatto. L'edificio in questo caso però fu costruito più tardi, a metà dell'Ottocento, ed è meta ogni anno dei pellegrini che venerano la Madonna della Guardia, posta proprio a protezione delle terre di Garfagnana e della Lunigiana. E c'è una famosa festa a cui affluiscono tutti i pellegrini provenienti da diversi luoghi della Garfagnana, ma anche dal Modenese, ed è la festa dell'Argegna dell'ultima domenica di agosto. Come vedete, è molto suggestiva come ambiente. Poi, ecco, qui arriviamo al Passo delle Radici, che è uno dei luoghi più importanti di questa conversazione. È il valico appennino delle radici tra la Valle del Serchio e quello della Secchia. Fu certamente frequentato in epoche anche antichissime, e divenne nel Medioevo un luogo di transito di mercanti e di pellegrini, ma era anche un luogo transito di eserciti. A poca distanza dal passo sorse un ospedale per pellegrini e una chiesa legata al culto degli eremiti pellegrino e bianco. Ed ecco questa, la chiesa di San Pellegrino, che presumo molti di voi conoscano bene, no? Per averla frequentata, o estate o d'inverno, per andare a sciare, a fare lo sci di fondo. Ed ecco, questa è un'altra immagine. Tra l'altro, questo valico, come sapete, fu sempre oggetto di grandi guerre fra i lucchesi, modenesi e reggiani, ma nel masso medioevo, nel momento in cui si affermò la devozione ai due santi pellegrini, questo territorio con l'ospedale e la chiesa erano entrati definitivamente a fare parte del territorio della diocesi Lucca, ed è nominato già nelle carte dell'archivio prima volta nel 1110. E anche in questo caso aveva la doppia funzione di santuario e di luogo di ospitalità.
Probabilmente voi tutti conoscete la storia di San Pellegrino, si narra che fosse figlio del presunto re di Scozia, Romano, e di sua moglie Plantula. Giustamente il professor Bedini mi ha fatto notare che ai tempi della nascita di questa leggenda in realtà i re di Scozia ancora non esistevano, ma tant'è che in questo caso è la leggenda che è più forte della storia. Compie questo ragazzo già, compie prodigi fino dal giorno in cui è battezzato, pensate come era precoce, vero? Poi trascorse una fanciullezza di penitenza, rinunciò alla successione del regno, andò, si incamminò verso la Terra Santa, accompagnato da una banda di ladri che aveva convertito, pensate, e dopo aver subito persecuzioni si imbarcò verso l'Italia, dove visitò tutti i santuari più importanti e infine interruppe questo viaggio santo, decise di abitare in una caverna dove ebbe come amici gli animali selvatici e tutto quello che per una vita estremamente semplice passata con l'amore di Dio. Passarono molti anni, questo luogo di penitenza, vedo un luogo di penitenza importante, adatto a quello che è il suo spirito, è una specie di antro dentro un albero cavo e dentro lì passò tutta la sua esistenza. E morì a 97 anni e lui decise, prima di salire in cielo, di scrivere la sua biografia sulla corteccia di un albero e poi morì. Due coniugi modinesi, ora non vi sto a raccontare tutta la storia che probabilmente già conoscete, ritrovano il corpo di questo santo praticamente integro, decidono di informare appunto diciamo, l'opinione pubblica da allora di questo miracolo. Sul luogo accorsero vescovi religiosi da parte della Toscana e dell'Emilia, anche lì ci fu una disputa un po' per quello che riguarda il volto santo, sull'appartenenza di questa stupenda reliquia. Vinsero a un certo punto i toscani e Scozia con questo grazie a questo rinvenimento la basilica in onore di San Pellegrino, la cui dedicazione avvenne addirittura il primo agosto dell'anno 1643. È quindi una storia particolarmente suggestiva e San Pellegrino continua a essere meta anche oggi, lo dice la parola stessa, di tanti pellegrinaggi, di tanta devozione. E in realtà fa un pochino impressione, no? Andare in questa chiesa un po' fredda, silenziosa, dove c'è questa bellissima urna di Matteo Civitali, e vedere queste due figure addormentate, così serene, una sorta di eternità in terra che, vabbè, trasferisce in un sentimento umano qualche cosa di molto bello, di molto interiore. E se vogliamo andare ancora più alto, andiamo alla Madonna della Neve sul Cimone, dove tutti gli anni, il 5 agosto, si celebra la festa della Madonna della Neve con un concorso di fedeli che vengono da tutte le parti dell'area appenninica. E c'è questa grande processione che conduce alla vetta del Cimone e che parte da Modena il 29 di luglio e si conclude il 5 agosto in cima alla Madonna della Neve, e tocca Castelnuovo Garfagnana, Castiglione, San Pellegrino, San Pellegrino e Sestola. E queste sono alcune immagini della Madonna della Neve e del Monte Cimone. Beh, poi al di là
dei luoghi poco proprio specifici, bisognerebbe accennare anche a quelli che sono i cammini. Cammino ad esempio di San Bartolomeo, che è un cammino pedonale di devozione che unisce luoghi dedicati al culto del santo fra Emilia e Toscana, e quindi tocca Fiumalbo, Cutigliano, Spedaletto e Pistoia. Poi sono state aggiunte anche delle varianti della Val di Lima. E ancora passiamo, è troppo tardi, posso andare avanti? Passiamo anche ad altre realtà, come ad esempio siamo sul versante opposto, la comunità di Fibbiano Montanino, e anche in questo caso al Passo delle Cese, che è un passo importante, che è la porta d'ingresso meridionale al Parco delle Alpi Apuane. Anche qui c'è un bellissimo oratorio che in vedo di pellegrinaggi, costruito addirittura di cui si ha notizia già prima del 1000, ed è meta ogni anno di fedeli, di turisti e di pellegrini. C'è ancora altri santuari, fra cui quello della Madonna di Corfino. È anche questo un santuario che ha preso diciamo, una sua definizione più specifica agli inizi del Cinquecento, e che tutt'oggi costituisce un punto di riferimento importante. Anche questo racconta, c'è una leggenda dietro questo santuario in cui si racconta che una vecchia donna per nome Maria da Ceragetto, villa distante 3 miglia circa da Corfino, un di festivo si recasse a far orazione innanzi la santa immagine, e che trovandosi il popolo a vespro nella chiesa parrocchiale comparse la beata vergine in sembiante di gran signora vestita di bianco, e così le dicesse: se le genti non mutano tenore di vita e non fanno penitenza, io non posso più a lungo trattenere al mio figlio i castighi, e perciò danne avviso a quanti vedrai. Fattosi pubblico avviso, l'immagine, avviso della celeste donna, molti corsero in folla alla santa immagine e videro dispensarsi grazie straordinarie. Ecco. Allora, anche qui il concorso di fedeli di tutta la Garfagnana e della confinante Lombardia andava crescendo ogni giorno, talché venne stabilito di ingrandire la cappella affinché i devoti avessero la consolazione di farvi celebrare e di potervi udire la messa. Eseguito di opportuni lavori, il 14 settembre 1628 fu benedetto l'oratorio dal vicario foraneo Don Lodovico Grilli di Del Nuovo. Ma qui comincia una storia un po' particolare, anche un po' divertente se volete, perché la Vergine Santissima non era assolutamente contenta del luogo nella quale era stata fondata questa cappella. Non succede soltanto qui, succede spesso. E che succede? Che la Vergine Santissima non era ancora paga dell'eseguito ingrandimento. Più volte la prodigiosa effigie fu trovata, con general sorpresa, nel prato, luogo detto a monte. Inutilmente veniva riportata nella cappella. E quindi cosa successe? Che dopo questo tira e molla, no? Fra la Vergine Maria che voleva andare nel luogo a monte e i fedeli che la riportavano nella cappella, ho deciso di costruire questo santuario più importante a metà del 600, e che fu luogo di visite pastorali importanti. Addirittura perfino il cardinale Spino, la vedova di Lucca, nel 1679, nella sua visita apostolica, passò da questo santuario, ecco, e disse: non ho ancora veduto fuori delle porte di Lucca un oratorio più bello. Qui mi piacerebbe fare un discorso lungo sul cardinale Spino e la Mammicheto, perché sennò non si finisce più. L'altro importante luogo dedicato al culto mariano, questo lo sapete benissimo, è l'Eramo dei Coloti.
L'eremo di Calomini, anche questo edificato intorno all'anno 1000, e anche in questo caso un luogo dove pare che si apparsa la Madonna. Un luogo stupendo che forse voi tutti conoscete, dove siete andate, e qui c'è addirittura un ragguaglio, una storia dell'eremo di Calomini del 1763. Dove si ripercorre la storia che io vi faccio in sintesi. Anche in questo caso una pastorella trova non un bosco o un'effigie di una Madonna, rivela appunto questa bellissima questa bellissima scoperta. Anche in questo caso si costruisce una cappellina, la Madonna non intende ragione, desidera tornare nel luogo in cui era stato trovato, ma è un luogo difficile, un luogo scosceso, è proprio sotto un monte, è un dirupo, niente da fare, la Madonna voleva stare lì, e lì venne costruito l'eremo di Calomini. E quale eremo di Calomini è anche tutt'oggi uno dei luoghi più importanti della vista. Questo l'abbiamo visto, poi ci sono ancora delle tradizioni. Qui siamo a San Rocco in Turrite di Pescaglia, ci sono dei signori che provengono da quell'area qui presente, dove addirittura diciamo, nel convergere dei pellegrini in questo luogo si partecipa a quello che è il bascio delle croci fra la confraternita di Pescaglia e quella di San Rocco, il ricordo di un miracolo compiuto dal santo in occasione di un'epidemia di peste. Ecco, veniamo ora alla fase finale di questa conversazione, un po' troppo lunga forse, ed è la Madonna dei Miracoli di Lucca. Con la Madonna dei Miracoli di Lucca abbiamo cominciato a trovare già quando si parlava della Madonna di Loreto. Beh, ci si, vi voglio far notare, nell'originale la Madonna dei Miracoli ha come sottofondo un paesaggio, ed è un paesaggio molto interessante. Forse poi Olimpia ci può raccontare qualche cosa in merito a questo paesaggio. Lascio poi la parola a lei. Davanti ancora dicendo e concludendo che ci sono anche sparsi nel comprensorio lucchese, nella luoghi di fede e di pellegrinaggio importanti. Uno di questi è a Grandiano, nella Madonna di il santuario della Madonna di Belvedere, qui siamo nell'area pesciatina, che è questa bellissima Madonna, e oppure ancora la Madonna del Santuario del Carmine. Com'è la Madonna del Santuario del Carmine? Voi che siete lucchese, qual è? Eh? Pensateci un pochino, a Capanna. Eccola, è la famosa Madonnina, con il santuario della Madonnina così importante e così vistoso anche nella sua architettura riammodernata attraverso il passare dei secoli e del tempo. Lascio per ultima questa immagine piccolina, ne ha accennato anche il mio collega prima, che legame c'è fra gli ex voto e i santuari. È un argomento già studiato da bravi interpreti della cultura religiosa dell'età medievale e moderna, però è, secondo me, anche un argomento molto importante, perché attraverso la lettura, lo studio e l'immagine degli ex voti si può non soltanto ripercorrere una storia della devozione popolare ma anche aristocratica del tempo. Vanno visto, ci sono ex voto molto ricchi e ex voto molto poveri, ma si può anche ricostruire quelli che sono gli aspetti della malattia, della cultura materiale, della storia sociale del tempo. In questo caso, per me, questo ha un significato un po' particolare. È una brava Vergine, tra l'altro incoronata, che con un bastone allontana il pericolo da un bambino. Il diavolo cattivo fa marameo, ma sicuramente il bambino sarà salvato dalla Vergine. Grazie.